Tre sono gli autori che spiccano nel panorama della musica barocca: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Antonio Vivaldi nasce a Venezia nel 1678, diventa sacerdote e viene chiamato il prete rosso a causa del colore dei suoi capelli. Per le sue condizioni di salute viene però presto esonerato dal servizio liturgico. Assume dunque l'incarico di insegnante presso l'ospedale della Pietà, dove deve comporre musica liturgica e strumentale, insegnare alle giovani ospiti e dirigere i concerti domenicali. Forse stanco dell'ambiente di Venezia, cerca fortuna in altre città ed in particolare presso la corte imperiale di Vienna, ma con scarsi risultati. È autore di circa 600 composizioni, tra cui numerosi concerti, come Le Quattro Stagioni, numerosi brani sacri, come Il Gloria, alcune opere serie e buffe. Muore a Vienna in povertà nel 1741. Le Quattro Stagioni sono quattro concerti per violino, archi e clavicembalo contenuti nella raccolta Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Ogni concerto è ispirato ad una stagione dell'anno. Le Quattro Stagioni rappresentano uno dei primi esempi di musica descrittiva. Ogni concerto è diviso in tre tempi ed è accompagnato da un sonetto scritto dallo stesso Vivaldi. Johann Sebastian Bach nasce ad Eisenach in Germania nel 1685 in una famiglia di musicisti. Fin da piccolo viene avviato alla musica imparando a suonare clavicembalo ed organo. In giovane età lavora come musicista presso alcune corti tedesche, ma l'incarico più importante è quello presso la chiesa di San Tommaso a Lipsia, dove ricopre il ruolo di cantor e direttore musicale. Bach si sposa due volte e dai suoi matrimoni nascono numerosi figli. Muore a Lipsia nel 1750 quasi completamente cieco. Il suo stile musicale, considerato da molti troppo complesso, è legato ai suoi studi teorici sull'armonia e sulla teoria musicale. Bach adotta un metodo di studio molto rigoroso e nelle sue composizioni applica con precisione schemi e regole teoriche. Tra le sue composizioni ricordiamo, per quanto riguarda la musica vocale, Le Passioni, numerose cantate sacre e cantate profane. Tra la musica strumentale, i concerti brandeburghesi, le suite, le invenzioni, il clavicembalo ben temperato. Tra la musica per organo, varie toccate, sonate e corali. La toccata e fuga in re minore è una delle composizioni più conosciute di Bach, scritta quando il compositore era appena ventenne. Il brano si articola in tre sezioni. La toccata, caratterizzata dalla celebre introduzione, in cui si alternano sezioni più lente ad altre più veloci, la fuga, forma musicale molto complessa in cui il tema musicale viene sviluppato e sovrapposto ad altre linee melodiche, ed infine la ripresa della toccata. Georg Friedrich Händel nasce ad Halle, in Germania, nel 1685 e sin da piccolo studia musica nonostante l'opposizione del padre. La sua vita si caratterizza per i viaggi: Amburgo, Roma, Firenze, Venezia, Hannover ed infine Londra, dove muore nel 1759. Negli ultimi anni di vita diviene cieco. Compone numerose opere ed oratori, tra cui Il Messia, molti brani strumentali per orchestra, come concerti e suite, tra cui ricordiamo Musica sull'acqua, Water Music, e Musica per i reali fuochi d'artificio, Music for the Royal Fireworks. Il suo linguaggio musicale viene influenzato dai viaggi che compie e dagli stili musicali che incontra nei suoi giorni all'estero. Il Messia è un oratorio per cantanti solisti, coro ed orchestra che celebra la resurrezione di Cristo. Il brano più celebre è l'Alleluia, caratterizzato da un ritmo vivace e da una forte carica espressiva.